Doccia fredda per i lavoratori della Eurosac di Porcari. Dopo la svolta positiva che aveva portato all'affittanza di un anno alla Selene di Ponte Tetto, che permetteva di salvaguardare la continuità produttiva dell'azienda e di conseguenza i posti di lavoro, ecco che la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che si doveva pronunciare sul ricorso all'istanza di fallimento, ha gelato tutti, amministrazioni comprese. Il Tribunale di Firenze, accogliendo il ricorso della famiglia Colombini, i vecchi proprietari dell'azienda di imballaggi di Porcari, ha in pratica congelato l'affittanza alla Selene, mettendo a rischio il futuro della Eurosac. La provincia di Lucca e il comune di Porcari, non appena venuti a conoscenza della sentenza della Corte di Appello, si sono messi in contatto con il giudice e la curatrice fallimentare per fare una prima valutazione sui possibili sviluppi della vicenda e per sollecitare un incontro. Il nostro obiettivo prioritario, commentano l'assessore provinciale Francesco Bambini ed il sindaco di Porcari Alberto Baccini, è quello di garantire la continuazione dell'attività produttiva all'interno dello stabilimento, tenendo conto che è stato deciso l'esercizio provvisorio fino alla fine del mese di giugno. Nei prossimi giorni ci raccorderemo, concludono, anche con i sindacati e con le altre parti in causa per una valutazione della situazione e delle prospettive. Di sicuro il giudice può decidere di ricorrere in Cassazione, ma fino a quel momento tutto fermo per quanto riguarda l'affittanza.